Se no Allora, qua rifaremo. siamo Marco Tribuzio e Carlo Delicati che si incontrano qui sulla rete. Ci siamo visti tutto sommato di recente, però prima di quel giorno era tanto che non ci vedevamo. Un po', sicuramente la pandemia, un po' le strade così che si sono capito, diramate nella città. E quindi allora noi abbiamo fatto in passato, in un passato ormai comincia a essere un vero passato, Lontano. comincia a essere lontano anche perché io ho scoperto che di questo disco dei Linea d'Ombra che registrammo, io non ho il CD, io ho la cassetta. La cassetta, sì, ci abbiamo la cassetta, è Abbiamo la vero. cassetta, è una cosa fenomenale e quindi non l'ho potuto neanche risentire perché io non c'ho più un registratore che funziona a cassette. Invece volevo risentirlo perché volevo rinfrescarlo, anche se io me lo ricordo il disco, i pezzi me li ricordo, però insomma veramente adesso è tanto che non si sente, quindi. Guarda, io ti dico perché purtroppo da questo punto di vista ho buona memoria, dico purtroppo perché a volte avere la buona memoria è positivo, qualche altra volta meno, insomma, no? Era il 1900, quando uscì la cassetta, era esattamente qualche mese dopo quando facevamo le registrazioni, che da te era il 1994, quindi pensa quanti anni sono passati, e invece la cassetta uscì nel 1995. Che suona strano, 1900. Esatto, perché se tu ricordi bene, adesso non so se tu avevi un contatto con quella rivistina che era molto bella per No, l'epoca, no? Musica a Roma, me Musica a Roma, lo e ricordo. praticamente, forse mi sembra che conoscessi la redattrice, la Sandra, direttrice, sì, almeno. non mi ricordo il cognome, però Sandra, guarda, era fantastica, lei prendeva il motorino, io anzi spero che la rincontriamo da qualche parte, che magari vede Magari questo vede sta video. registrazione, insomma, quindi. Esatto, E io mi Sandra era fantastica perché prendeva il motorino e si faceva il giro degli studi di noi che la sponsorizzavamo con una piccola cifra che cercavamo di aiutarlo, sto giornale, perché era proprio figo. Guarda, io purtroppo adesso dico la verità, non ricordo da dove sia finito. Purtroppo non ci ho pensato, se no avrei dovuto fare come nelle trasmissioni, quelle serie, portarti il libro, no? Esatto, Portarti esatto, esatto. avrei dovuto fare questo, ma Eh sì. mi è sfuggito perché io non so serio, insomma. E avrei dovuto cercare a casa, se c'è ancora, perché io l'avevo conservato da qualche parte, però non so effettivamente se poi si sia perduta questa cosa, perché poi io qui a casa. A parte i tanti anni, ma ci sono stati anche dei traslochi, Come no, insomma, certo, ma come tutti, eh? perché se no Certo. se l'avrei voluto, ma non escludo che prossimamente se lo rintraccio, te lo Come invio, no? te lo Certo. fotografo in mano, perché c'erano un paio di pagine dedicate a Linea d'Ombra e dedicate anche agli Essenza, Sì, è perché vero. poi io ricordo che in quel periodo ho cominciato anche a collaborare col Come gruppo no? duo, no? Come no? Tant'è vero che io ho in mente questa scena e tra l'altro da qualche parte questa giù in cantina ce l'ho la videocassetta, tanto per parlare di cassette, del concerto che facemmo al Big Mama, giusto? No, al Big Mama non credo che suonammo con gli Essenza. No, Tu sì. c'hai una cassetta? Porca Una videocassetta. Scusa, miseria, ce l'hai solo tu! Come mai il ce Big l'hai tu? Mama. Perché questa era fatta da Fabio, la videocassetta, dai Ecco! supporter di Fabio. Ma Il Big porca Mama miseria, non l'ho mai vista, è un documento fenomenale! esatto, il Big Mama è quello, diciamo, che sta vicino, che è via de diciamo, Trastevere, Santa Maria in Trastevere, Santa Trastevere. Maria in Trastevere, beh, non Santa Maria in Trastevere, comunque San Diciamo dalle Francesco a parti. Ripa. Esatto, San Francesco arriva. Allora, e facemmo la serata perché praticamente il giornale, questo qui, organizzò contestualmente alla pubblicazione della cassetta, organizzò una serata nella quale andammo a fare, Pazzesco. diciamo, metà serata Linea d'Ombra e metà serata Essenza. Porca miseria, non me la ricordo, ma com'è possibile? Io Fantastica questa! purtroppo io ho la Questo sì memoria che è uno buona. scoop!
Purtroppo ho la memoria buona e me lo ricordo. Porca miseria, questa mi piacerebbe molto vederla perché... Guarda, questa la devo veramente rintracciare giù in Sì, cantina che sta. perché io non ho materiale video di quel periodo, ovviamente, perché era molto Quello difficile che è girare. chiaro che nel momento in cui lo trovo, te la do senz'altro, insomma. Ma Lo digitalizziamo. guarda, non vorrei dire una fesseria, ma credo, però non ne so sicuro, che forse all'epoca Fabio qualche cosa abbia anche poi riversato gli anni dopo su internet, però non, magari dico una fesseria, Non ci ho mai magari dico una impattato fesseria. comunque, non l'ho mai trovato, però mi No, piacerebbe però se molto riversò averlo. qualcosa ovviamente lo fece della linea d'ombra, ecco, questo sì. Sì, certo, Per beh, ma cui, anche quello piacerebbe vedere, come però io ti dico che quello me lo ricordo proprio come fosse oggi, perché a parte, vabbè, sai, il Big Mama non è che ci vai a suonare tutte le volte, quindi già questo te lo ricordi, insomma. Però mi ricordo perfettamente che si organizzò questa bella iniziativa, almeno il giornale sponsorizzò sta cosa. E andammo a fare la serata tutti e due i gruppi, ma che capito? Quindi bello, per me è stata una ma cosa infatti, molto beh, era un molto. momento che c'era un grosso fermento, perché comunque era quell'attimo prima che in qualche modo i locali cominciassero invece ad aver paura a fare le serate, cominciarono prima un bruttissimo periodo col cabaret, non perché c'ho niente contro il cabaret, però ovviamente gli costava un terzo, portava il doppio delle persone, era molto meno impegnativo da un punto di vista dell'audio, del suono, del fastidio, e quindi cominciarono a togliere la musica dai locali. E quando l'hanno rimessa, hanno cominciato a mettere le cover band. Pure lì non è che io ce l'ho con le cover band, il problema è proprio di pubblico, cioè noi avevamo fatto un grosso lavoro, secondo me, negli anni 80. Parliamo dell'80, diciamo dall'81-82 in poi, le band erano solo di musica originale quasi, e c'era Io un ti dico, guarda, fermento. ti dico che io, prima che poi, diciamo, abbandonassi il progetto Linea d'Ombra, quindi più o meno l'anno dopo, no? 96, tu calcola che io fino a quel momento non avevo mai fatto cover, cioè io, ma proprio nella testa non c'era l'idea, Sì, capisci? Io esatto. ho cominciato. E ho cominciato anche bene, perché poi ho cominciato con gli Apple Pies, insomma, che erano un gruppo forte, forte per fare le cover. Però io non avevo mai fatto, no, serate di questo tipo, per cui io avevo sempre solo fatto musica originale, anche negli anni precedenti, Eh quando sì, cominciò infatti, con l'altra formazione, no? Noi abbiamo cominciato tutti facendo Sempre. musica originale, cioè non si pensava proprio, l'idea era subito quella di creare, no, un format, un sound, ma era quel periodo lì. Non ti veniva proprio, cioè non so come dire, è una cosa che proprio in mente non, boh, non c'era. Io, tant'è vero che tutti i locali, quelli io ricordo perfettamente anche che anche all'Alfeus, che all'epoca era un bel Certo. locale, si organizzavano serate di musica originale. Ricordo un altro locale che sicuramente pure tu conoscerai, che cambiò tante volte il nome, quella via Rasella, no? Che si chiamò Esperimento, Sì, poi altri nomi vari, insomma, no? come Ecco. no. E anche là si facevano cose di musica originale, ma praticamente si facevano, Carlo, come tu ricorderai, con lo stesso diciamo criterio ed entusiasmo con cui poi si sono fatte invece solo esclusivamente i tributi. Per esempio, con te, con gli Essenza, mi ricordo, te lo dissi pure, quella famosa serata lì al Famotardi, che secondo me era un bellissimo locale, no? Se suonava sopraelevati con quell'orologione dietro le spalle. Mi ricordo che facemmo la serata lì Sì, ma guarda, tranquillamente. c'erano la cosa, cioè io la cosa che ho sempre, cioè che mi è mancata nel tempo, è stato il fatto che in quel momento c'era un pubblico, cioè eravamo riusciti tra gli anni 80 e 90 abbondanti a creare un movimento, ovvero persone che la sera uscivano e andavano con curiosità a vedere le band. Io so che c'era qualcuno che ci seguiva, so che andavano ai locali e dicevano: guarda, chiama questa band perché hanno suonato lì, guarda, chiama il gestore di quel locale, hanno riempito il locale, perché non li chiami pure tu? Cioè, c'era questa cosa fenomenale che si stava creando
E in effetti ci sono tante band di quel periodo che ovviamente quelli che forse hanno fatto più successo sono stati gli Tfibba, però poi ce ne sono stati tanti che sono riusciti a far movimento, anche se, come abbiamo visto, insomma, in questi anni non è paragonabile con quello che, non so, succedeva a Londra, dove io ci ho avuto No. anche esperienze Lo so. dirette proprio, non solo perché ci ho abitato e ho visto il panorama, ma anche perché ho parlato con un sacco di questi personaggi degli anni Ottanta che Ma tu me hanno l'hai detto, io le cose tue me le ricordo fatto. Ci tutte, stanno no? cose Perché tu... fenomenali, lo cose so, lo so. fenomenali che andrebbero poi un giorno le raccontiamo piano piano, però ci sono delle cose eccezionali da un punto di vista di quello che là succedeva. Ecco, qui stava quasi succedendo. E poi stranamente non lo so cosa è successo. Io quel momento me lo sono un po' perso, no? Nel senso che. Sai qual è purtroppo il problema? Credo, perché io poi, sai, magari dopo tanti anni ci rifletti un po' sul passato, un po' sul presente, ma rifletti anche sul futuro. Io penso che, come su tutte le cose, fare un gruppo di musica originale sia estremamente difficile. Nel senso, non solo per la qualità della musica, ma anche per l'interesse dei partecipanti. Cioè, ti dico, io in tutti questi anni, no, in cui poi non ho più fatto musica originale, perché tu calcoli, io poi dal 96 ho cominciato a fare cover, diciamo relativamente in tempi brevi ho ricominciato a fare cose mie, no? Perché poi un po' perdi il coraggio, la fiducia, eccetera. E tu calcoli che spesso nelle discussioni con un comune amico che tu conosci, con Tiberio, lui spesso dice, che sta a fare i soliti Pink Floyd, quello, quella, cioè quasi con aria de scherno, no? Però poi verrebbe da rispondere che... però non è, cioè non è che lo fai solo perché ti diverti, perché io poi lo confesso, a me a fare determinate cose diverte, no? Cioè io lo trovo divertente fare, diciamo, anche gli altri musicisti. Però non è solo questo, è che se tu però non hai vicino delle persone che siano motivate, che gli piace quello che fai, no? Tu ci suoni, insomma, ovviamente fai questa stessa attività che faccio io, e sai perfettamente quante volte ti dicono, vabbè Carlo, sì, no, interessante il progetto, però quante serate se fanno? Ma io non è che Sì. ho tanto tempo, no? Sai, c'ho anche l'altro gruppo che fa quello che fa quell'altro, sai, devo incastrare pure questo. Oppure ti dice, vabbè, ma a serata poi quanto se prende? Cioè, capito? Tu capisci che allora impostare un gruppo di musica originale, no? Con questo criterio, no? Scenario. Della velocità, della rapidità, del guadagno, del quanto fai, non è possibile. Allora poi tu nel tempo molli, lasci sta, capito? E sai che questo poi succede anche nei tributi, cioè in chi fa gli altri artisti, perché chiaramente poi il concetto di dover guadagnare, dover andare a suonare, ci sta su tutto. Quindi figurati su qualcosa che è la musica originale, che a livello a cui lo facciamo noi non ha nemmeno grandi aspirazioni economiche, insomma, no? Ma lo fai per l'amore e per il piacere. Sì, Quindi abbiamo smetti di capito. fare, quindi smetti di fare pezzi originali. E poi diciamo la verità, che fare i pezzi originali è molto più difficile. Fare le cover, se tu sei un copista, prendi, la rifai. Anche perché io ti dico una cosa, no? Cioè, io se devo perdere tempo a prendere, che ne so, un pezzo dei Beatles, un pezzo dei Genesis, un pezzo di chi vuoi, e me lo devo rimettere a fare secondo lo stile mio, ma allora faccio le canzoni mie. Cioè, questo è quello che penso, eh? Cioè, nel senso, se Sì, devo sì. perderci del tempo, allora faccio qualcosa d'originale proprio, no? Poi Sì, non lo so, comunque beh, voglio io ho dire. avuto un percorso diverso perché io c'ho sempre. Allora, io sono uno di quelli che non gli piace poi suonare, fa ridere sta cosa, però io non sono uno di quelli che suona, non sono uno di quelli che suona sempre, no? Cioè, io ho bisogno di No, sei pause. intermittente tu. Io sono intermittente perché ho la necessità, siccome evidentemente mi satura proprio completamente i pensieri, e allora io ogni tanto devo proprio fermarmi, quindi io neanche ascolto musica a certi momenti, poi ricomincio, poi vado dentro come un pazzo, poi è come se io veramente mi riempissi della musica, poi mi devo svuotare perché poi non mi c'entra più niente. Allora non sono uno di quelli che suona molto e in effetti nel tempo non ho sviluppato una grossa capacità di riprodurre. Cioè se tu mi fai sentire una cosa, io ho difficoltà a riprodurla.
ma perché il mio atteggiamento nei confronti della musica è sempre di performance e invenzione. No, devo entrare nella mentalità, proprio nella mentalità di dire: no, io non devo suonare come sono abituato, io devo suonare la parte. La devo suonare così perché è così, perché non si può uscire da quella. Io la penso proprio completamente in maniera diversa, anche con i miei progetti, le mie band, no? E per me ogni sera succede qualcosa di nuovo, cioè ogni sera si suona un po' diversi. Certe sere sono più belle, certe sere meno. Però c'è da dire che ogni sera è quasi un evento originale, che poi se ci pensi questo è un vantaggio, specialmente per l'ascoltatore. Se c'hai un fan Certo. che ti segue spesso, cacchio, vede tutti i concerti diversi, si diverte di più che vedere sempre la stessa pappa, no? Però quello non è che è giusto o sbagliato, quello è un modo di essere, quindi io in Secondo questi me è anni. giusto, io lo condivido abbastanza. È chiaro che ci vuole una padronanza di quello che stai facendo molto alta, no? Nel senso che tu se fai un concerto con il tuo repertorio, anche originale, e se puoi, diciamo, permettere delle piccole varianti, sfumature, no? Cose che un pochino modificano, vuol dire che sei talmente sicuro di quello che suoni che lo puoi fare, perché sennò è chiaro che, no? Se non ho Sì, capito sì. male quello che No, intendevi diciamo che non è, sai, non è, poi non parlo di virtuosismo perché chiaramente tu. No, io ho fatto certo, dico. sempre musica pop alla fine, quindi sono canzoni, però a volte veramente le parti sono quelle, però non hanno, come dire, no, non devono riprodurre, ecco, non devono riprodurre un disco, no? Ma ogni sera tu fai la serata. Quindi, cioè, ogni sera tu quasi quasi lo rifai, è come se lo rifai da capo il pezzo. È chiaro che le parti sono quelle, quindi il pezzo è lui, è somigliante, non è che fai proprio un'altra version, non avresti neanche il tempo di provarla. È Certo. sempre quello, però ha delle sfumature, delle invenzioni che chiaramente. Però quello, ripeto, è un modo, quindi in questi anni io ho sempre fatto progetti, sono sempre entrato in progetti, uscito dai progetti, periodo di scrittura vaga, poi rifai un altro progetto. La mia storia è andata un po' così in questi anni, no? Quindi cerchi dei suoni, poi a volte, alla fine suona sempre molto tutto simile, se io risento tutti i pezzi della mia storia, hanno tutti un marcatore, no? Anche se ho fatto progetti diversi, ho suonato con gente diversa, però alla fine quello è. È lo stile, è quello lo stile, Eh sì, no? Alla infatti. fine quello è, che anche io, se dico la verità, mi rendo conto che risentendo le cose di prima, risentendo anche le cose intermedie e quelle a venire, anche io in effetti dico: cavolo, cioè, però sta canzone si sente che l'ho fatta io, Come no, no? infatti io Perché poi che ci so. senti magari quel modo di comporre, quel modo di fare sempre quelle armonie in quel modo, no? Che le aperture, cioè, e quindi Certo, c'è certo. quel qualcosa che poi è quello che abbiamo sempre individuato negli altri, e che tante volte ci siamo chiesti: Madonna, però io non ci sento continuità nel tuo ricordo, quando tante volte pure all'epoca si diceva, specie con la Nina d'Ombra, insomma, che aveva un repertorio che comunque alcune volte, no, le canzoni sembravano differenti, no, l'una dall'altra. Però ti ricordi, altre volte si diceva: vabbè, ma manca un filo conduttore, manca. Poi magari a distanza, quando senti altre cose che tu fai, ti rendi conto che invece in realtà quel filo conduttore c'è sempre stato. Sì, poi vabbè, io pure là, e a me i dischi che mi piacciono in generale sono invece proprio quelli che mi sorprendono, cioè quando è che entra il pezzo dopo che tu rimani innanzi e dici ma che non c'entra niente con quello di prima, mi piacciono più quelli di dischi che non i dischi, come dire, omogenei, no? Che sembra sempre lo stesso pezzo suonato un po' diversamente. No, quello no, Ecco. per carità, Mi no. piacciono molto i dischi che mi sorprendono, quindi quelle cose che so tutti. Ma poi è vero che le band hanno dei, come dire, dei generi, no? Se tu senti, adesso mi vengono in mente i Tears for Fears perché stanno uscendo con Vabbè, un certo. album nuovo, quindi mi vengono in mente
solamente loro, ovviamente mi piace, vabbè, ma quello è un fatto proprio di amore, proprio quello è profondo, ovvio, è non c'è niente certo. da fare. Però loro hanno delle tipologie di pezzi, no? Quindi tu senti il pezzo e fai, ah, questo è quella tipologia là. E ce n'hanno due o tre dei pezzi in quel genere lì, no? Quindi un po' tutte le band hanno questo qua, no? Quindi c'è il pezzo di quel genere, poi c'è quell'altro. A me mi è sempre piaciuto fare delle cose che non mi ci riconoscevo, cioè che sentivo e facevo, ma chissà chi l'ha fatto questo, no? Chissà in che, cioè, è uscito fuori sta cosa. Poi però lo senti che il pezzo è mio, ma è di un sapore diverso dalle altre cose. Ma questo forse anche perché magari non so se è già una cosa che anche dicemmo all'epoca, noi non è che dobbiamo farlo perché abbiamo il contratto con la tale casa, no, etichetta, e quindi dobbiamo sfornare quelle Sì. cose che poi rimangono, no? Cioè, uguali perché giustamente poi il pubblico vuole sentire, eccetera, eccetera. Noi facciamo sull'onda emotiva di quello che ci piace a Sì, noi, hai toccato il punto no? perché hai toccato il punto, cioè stiamo andando a definire quello che è l'industria e quello che è l'artigianato. È esattamente Capito? questo, quindi Ma noi io sono felice di essere un artigiano, voglio anch'io, anch'io, dire, anch'io, anch'io, capito? assolutamente. Infatti a me piacciono gli artisti che poi fanno successo ma rimangono artigiani, cioè che è industria a loro malgrado, cioè diventano parte dell'industria, ma è l'industria che li va a cercare, che li va ad ammaliare. Toccati rari Invece, però, invece quando fai dischi per l'industria si arriva un po' ai tempi odierni dove alcuni dischi si sente che sono fatti per il pubblico, cioè sono, dice che gli piace alla gente questo, io gli faccio questo, devo mangiare. Ecco, io in quel senso quando ho avuto necessità di mangiare ho fatto altri mestieri. Pensa un po', ho fatto altre cose. Perché io riesco a essere un professionista nel senso, diciamo, mi posso vendere per altre cose, per la musica non ci riesco molto. Cioè mi deve piacere quello che faccio, non riesco a fare una cosa perché come Questo dire, è opportuno. Mi no, deve piacere, questo io lavoro così. guarda, io ti dico, ho sempre pensato la stessa cosa e sicuramente l'elemento personale, emotivo ci deve stare, cioè se no Come altrimenti no? fai altro, cioè, ma non ne vale proprio la pena, cioè, capito? Io penso che non avrei mai potuto vivere l'esistenza di musicista, come dire, Di cassetta. vincolato. Ma sì, vincolato a fare quello. Poi è chiaro che se riesci a abbinare ciò che ti piace con ciò che va, e vabbè, hai fatto bingo, però voglio dire. Quello è anche un incontro che tu devi avere in tenera età, intendo intorno ai 20 anni. Perché a 20 anni, io i miei progetti quando avevo 20 anni erano congrui col momento. Cioè erano proprio assolutamente giusti, erano nell'aria. Più passava il tempo e più mi distaccavo. Poi la cosa strana è che non è che rimanevo ancorato dietro, non suonavo vecchio. Io ho cominciato ad andare avanti, perché dicevo allora io se oggi stiamo qua, quel giorno stiamo là. E quindi facevo cose che funzionavano dopo 5 anni, quando io ormai mi ero rotto le palle di farle e facevo altre cose. Quindi io sono stato veramente fuori tempo sempre. È una E anche cosa. quello poi è purtroppo una fregatura, no? Perché avere anche delle idee anticipatarie non è il massimo tante volte, purtroppo, anche perché pure nella musica, noi per quanto pensiamo di fare arte o che ci sia gente che sia chissà su quale livello cerebrale, poi alla fine pure lì si tocca spesso un livello terra-terra, insomma, No, capito? diciamo che, guarda, non lo so, diciamo che ho sentito alcune cose eccezionali, ma sono veramente poche. Tutto il resto sta dentro un grosso calderone, molto vicino uno all'altro. Diciamo che là veramente scatta un discorso anche un po' di sorte, di fortuna, di capitare al punto giusto, al momento giusto, e quindi riuscire ad avere come dire, quello che si chiama successo. Cioè impattare con questa reazione del pubblico che riconosce quello che fai come giusto per quel momento. Però quello è un appuntamento che insomma ci abbiamo provato tante volte, no? Con tanti progetti. Io stavo facendo, insomma, io ci ho avuto almeno 3 o 4 progetti.
che avevano le carte, ce le avevano per far successo, però poi non è successo. E quindi a volte mi trovo a chiedermelo, no? Però poi mi rendo conto che in realtà non c'era veramente l'aspirazione cioè non era il punto quello di far successo. È come dire, io faccio questo percorso, no? Se la gente mi riconosce, sono felicissimo, però Certo. non farò niente per farmi riconoscere, ecco, non diciamo che a volte sono stato ammaliante, no? Cioè, perché noi conosciamo la tecnica. Il fatto di mettere insieme due o tre accordi, sappiamo che poi il pubblico di fronte a noi fa così con la testa, no? Ah, carino, oppure si agita, oppure muove la testa così, oppure la muove così, a seconda del genere della musica. Quindi noi in realtà furbamente potremmo pure pilotarla questa cosa qui, no? Però è molto particolare la scrittura, il fatto di scrivere. Io, ecco, quando sono venuto in sala a sentire il tuo nuovo progetto, questo Xperia, questa Xperia o questo Xperia, innanzitutto? No, io direi noi diciamo chiamiamo gli Xperia, Xperia. però diciamo che certo il significato è quello di diciamo sperimentare in qualche modo, c'è un po' un mix di varie cose, anche perché devo essere sincero, in tutti questi anni in cui ci siamo sentiti, io invece ho molto sviluppato, per esempio, un artista che all'epoca non conoscevo, se non così superficialmente, e che ho anche risuonato, che è Jimi Hendrix. Ok. E quindi questo concetto di experience, no? Che c'è sempre stato in Sì, lui, dal 67. francamente, esatto, francamente mi ha sempre, diciamo, attratto come cosa, no? Che poi non vuol dire che tu debba fare sempre necessariamente l'avanguardista, no? Perché a Ah volte il concetto di no, no, no. esperienza da quel. No, invece il concetto di comunque di non fossilizzarsi sempre sulla stessa cosa, questo, no? Che poi è quello che dicevi tu. Cioè, tu prima dicevi, no? Mi piace fare sempre qualche cosa che non sia sempre, no? Identica, qualcosa che fatta una poi fa tutto in serie. E questo è un po' il concetto che magari ci sta dietro anche a quello che facciamo noi. Poi è chiaro che non è che ci aspettiamo di ascoltare i King Crimson italiani o cose similari. Anzi, poi come te, anche io poi alla fine finisco per andare un po' sul pop, no? Beh, sì, Però diciamo che veniamo da lì, sempre quindi. con quell'idea cioè di non rimanere però necessariamente vincolati a uno schema, anche perché appunto poi a noi fondamentalmente come a te interessa fare qualcosa che ci piace, insomma, fatto anche Sì, in quello. serenità, perché all'età che abbiamo credo che non abbiamo da rendere conto a nessuno, da dimostrare niente a nessuno, ma ci abbiamo da divertirci in maniera sana. E se è possibile suonare da qualche parte, perché è quello che poi a me francamente piace di più. Cioè io. Sì, l'esibizione è il momento, come dire, di raccolta di tutta la tensione, di tutte le idee, di tutto il calderone che hai fatto per costruire una cosa. L'esibizione, certo, è un momento importante. Certo, è quello che io diciamo, quella è la cosa che mi intriga di più, no? Un po' come. Se ti dovessi dire, se fossi un attore, sceglierei il teatro, non certo il cinema. Certo. No, cioè, poi chiaramente il cinema è stupendo, così come fare il disco, secondo me è entusiasmante. Cioè, io ti dico, mi sto caricando, anzi, te lo annuncio, insomma, in modo tale che quando è possibile, Responsabilità. no, ci siamo già messi d'accordo, ma non diciamo quando, per venire a fare questo lavoro, no, con te. E io ti dico, cioè io sono carico a pallettoni No, perché no, beh, ti dirò anch'io, anch'io. è un momento di piacere quello di stare insieme, registrare, però poi secondo me quello sì è bello in quanto un po' fine a se stesso, una cosa bella, no? Estetica, però poi il piacere è quello vero, no? Cioè quello che stai sul palco con qualcuno che ti sente, che tu suoni, magari anche che suoni
con qualche errore, no? Con qualche cosa, però è quello, cioè è vero, insomma, perché la musica è fatta di cose vere, insomma, materiali. Non... Quindi ripeto, io se potessi scegliere, se fossi un attore, sceglierei certo il teatro più che il cinema, insomma, no? Sì, probabilmente sì, assolutamente anch'io. Anche se io in questo periodo no, non ho una grossa. No, non mi piace moltissimo fare serate perché mi manca il vibe famoso della serata che è un evento. E a me piace quando faccio un evento vedere gente che non conosco, perché la cosa mi dà subito una sensazione di a Londra ho goduto parecchio perché ovviamente non ci conosceva nessuno e se tu acchiappi gente abituata a sentire anche roba seria e quando tu suoni, ok, li vedi che reagiscono, che battono le mani, che magari ti vengono. Ti aspettano sotto perché ti vogliono conoscere. Ecco, lì io mi sono veramente divertito, cioè là mi è veramente piaciuto. Invece le ultime volte che ho fatto delle date sono sempre uscito un po' malconcio, un po' perché è molto faticoso, perché comunque è faticoso fare una data, specialmente quando fai musica tua, perché c'hai tanti attrezzi, tanti armonico, cioè non sei esattamente pragmatico, no? C'hai una situazione dove vuoi far capire bene quello che fai, ci vuoi mettere tutto, quindi è abbastanza faticoso. Però c'hai un pubblico d'amici e che sono venuti per farti un piacere, e questa è una di quelle cose che mi è sempre piaciuto poco. E questo dipende sicuramente, ovviamente, anche dal progetto che hai, perché se il progetto non è stato sparso, e la gente non ti viene a vedere, è chiaro. Però è proprio questa mancanza di curiosità. Io quello che mi sarà che io appunto sono un ventenne degli anni 80 e quindi negli anni 80 la cosa bella che succedeva è che ogni data, quando noi suonavamo al Big Mama, sì, c'erano gli amici, e anche tanti, perché poi eravamo ancora freschi di scuola, quindi comunque conoscevamo molta più gente da adesso, si frequentava più facilmente. E poi si usciva quel periodo, non si stava mai a casa, quindi la gente usciva, la gente la incontravi per strada, dappertutto. E però c'era il locale pieno di gente che non ti conosceva, quindi c'era questa eccitazione di dover acchiappare questo pubblico. No, però purtroppo, sai, io lì credo che non sia nemmeno colpa, diciamo, delle bravure o non bravure Assolutamente nostre, no, no? certo che no. Purtroppo è proprio tutto il contesto di vita È il sistema, è il che sistema. è il sistema, e quello È finita la curiosità, è il non ci sistema, sono. questo, ma questo c'è su tutto, ma la curiosità purtroppo finisce perché credo che aumentando, no? Ti ricordi, cioè, io spesso penso sempre a quella famosa canzone di un gruppo che noi adoriamo, che sono i Police, che si chiama Too Much Information, no? Ecco, io penso che la troppa informazione che noi viviamo, che poi detta così sembra quasi brutta come frase, ma io intendo una troppa informazione distorta, fatta di cose banali, no? Perché Sì, non è che la anche troppa l'informazione informazione... fatta per forza, cioè che non è Quindi necessaria. informazione che poi è quella che si veicola sui telefonini, WhatsApp, Twitter, eccetera, cioè quello che poi viviamo, no? E quello chiaramente toglie molto entusiasmo, cioè è ovvio che se tu, voglio dire, dice ma sto gruppo come suonerà? Boh, sarà, e vai e lo vai a sentire a prescindere, no? È ovvio che fa un effetto. Tu dici, beh, ma come suona sto gruppo? Prendi. Vai su YouTube, vedi cosa, no, vabbè, ma fanno ride, no? E non vai, per dire. No, poi molto spesso No? le persone ascoltano dal cellulare dove non si Capito? sente Quindi, niente, non si capisce quindi proprio, niente. diciamo, oggi c'è tutto fast, no? È tutto molto veloce, tutto che elimina, no? Tante scocciature, ma purtroppo devo dire che anche noi, ahimè, a volte facciamo in questo modo, no? Per Vabbè, ma certo, giudicare, per... noi siamo anche come dire, la generazione che sta veramente sperimentando
un certo tipo di movimento, cioè per 20 anni, 30 anni della nostra vita le cose sono andate più o meno simili, no? Cioè andava sempre tutto abbastanza uguale. Poi all'improvviso c'è stata questa accelerazione. Noi stiamo sperimentando ancora, non è che Certo. abbiamo. Allora io dico, se no, se lo, io dico, se anche noi, che in qualche modo siamo persone cresciute in un ambito differente, a volte scivoliamo su queste situazioni, Come pensa a maggior ragione, i tuoi figli o i ragazzi anche un po' più grandi, o anche quelli un po', no? Cioè, sì, che vabbè, io intendo sì, dire, beh, perché poi il pubblico è anche quello, cioè non i ragazzi. Sì, come possiamo no, pensare come che i sessantenni o i quasi sessantenni, voglio dire, s'affollino davanti ai locali, per... no, è ovvio, tu devi fare un pubblico certo. eterogeneo, insomma, però è quella il trend. Io ti faccio solo questo esempio che non c'entra nulla, ma tanto per farti capire come ci siamo un po' tutti, no, in qualche modo rimbecilliti, o comunque abbiamo perso un po' di entusiasmo. Io non ti nascondo che il 50-60% delle volte in cui seguo in televisione la partita, che magari all'epoca avremmo dato tutti, penso, no? Avremmo pagato cifre incredibili per dire: ma cavolo, se possono seguire partite di campionato in TV, no? Te ricordi? Ecco. Come non mi ricordo. Io ti confesso che però il 50-60% delle volte. Io magari sto lì, dopo un po' mi secco, mi metto, mi mando il messaggino, cioè non è che Vabbè, sto con la certo. faccia fissa sullo schermo, oddio, perché anche noi abbiamo i momenti di latenza, di noia. Purtroppo io vedo che è un po' così ovunque, capito? Cioè anche Beh noi sì, alla fine. quello che si è perso è proprio la noia, si è persa la bellezza nella noia. Capito? Esatto, ma anche Quello la bellezza di che hanno scoprire perso. qualche cosa. Io ti posso dire, l'unica cosa che mi capitò una volta, l'ultimo ricordo che ho anche questo indelebile come gli altri, in cui ho fatto una cosa un po' così sperimentale, è stata qualche anno fa, quando, mi pare 6-7 anni fa, insomma, quando una volta in trasmissione lì da Diego Bianchi, che poi diciamo conosco di vista perché veniva la figlia a scuola dove lavoro io. E praticamente lui, non so se ti è capitato, hai visto che spesso faceva andare, no, delle persone, gruppi underground, Ah, e una no. volta fece andare un gruppo che mi piacque subito, che non so se conosci, sono i James Taylor Quartet, che è un gruppo inglese praticamente, che fa una sorta de funky, no? Dove lui, James Taylor, è praticamente un organista, un ammondista. E fanno tutti brani su quel genere, ma fighissimi, insomma. Ecco, mi sono subito, diciamo, eccitato, perché ma sta fighissimo. E poi lui disse alla fine della trasmissione che quel gruppo sarebbe stato a Roma, mo non mi ricordo, 2 o 3 giorni dopo, presi, andai subito, dico, con la mia compagna, e andammo a vedere. Ecco, quella è stata, penso, l'ultima volta in cui in qualche modo, no, ho fatto una cosa tipo quelle de Io noi. diciamo che quella cosa invece l'ho mantenuta perché, per il motivo che dicevo prima, non essendo un grosso consumatore di musica, cioè la consumo, ma ecco, non è che io infatti non la consumo perché io ho un. Per me la musica è quasi sempre esperienza professionale, ok? E se da una parte appunto raramente mi metto un disco per il gusto di sentirlo, perché purtroppo sto a sentire verberi, sto a sentire il È microfono, cioè che è una malattia, vero, la mia è una malattia bruttissima. no, ma lo faccio pure io, dico, È una okay. malattia bruttissima, è una follia perché finché uno sente gli accordi, le parti, ma poi quando arrivi al microfono, al reverbero o al tipo di banco che hanno usato, allora no, lì è malattia. Quindi è molto faticoso per me sentire la musica. Però sono rimasto curioso, quindi io non ascolto di tutto e io più o meno ogni anno conosco una band o due nuove, perché poi magari ne ascolto 20, 18 non mi piacciono. Io purtroppo ho quest'altro problema, che a me la musica o mi piace e quindi goto tantissimo, oppure mi toglie qualcosa, mi disturba. Mi mette in un brutto mood, quindi devo spegnere e mettere qualcosa che mi piace che mi rimette a posto, capito? E torni a Gabriel allora, cioè Un malato di me, io sono un malato di mente, no, non ho detto che vada su Gabriel.
ci sono tante cose che mi piacciono. E l'anno scorso un amico mi ha fatto sentire un gruppo australiano. In questi anni non so perché ho impattato spesso nei gruppi australiani, senza saperlo, eh. Cioè io sentivo, mi piaceva e poi scoprivo che erano australiani. Non lo so perché, non credo ci sia un senso, però mi succede che mi piacciono. E questo gruppo, che spero che li pronuncio bene, si chiamano Hiatus Caiote. Io li ho sentiti e è una delle prime volte che mi capita in questi ultimi anni. Ho fatto proprio: no, aspetta, questi che fanno? Questi stanno facendo la musica. E è la musica del presente, perché comunque sono ragazzi, ci avranno 40 anni, insomma, ecco, stanno se ci arrivano a 40 anni, e sono estremamente bravi. È una band vera, una band che suona sul disco come suona dal vivo, quindi assolutamente una band che prima prova, che poi arriviamo anche a un discorso Esperia. Questo discorso qua, cioè che prima fa le prove tutti insieme e quindi la materia viene, no? Viene amalgamata, viene modellata e poi registrano. Quindi non sono dei recording artist, ma sono una band che poi Io viene invece registrata dopo. ti dico una cosa, che io invece differentemente da te, proprio a parte il discorso, come dici tu, della deformazione che senti quella cosa, vabbè, ma avendo passato spesso tanto tempo per studiare le parti, no, che so, dei Pink Floyd, il gruppo che io ho suonato e continuo a suonare, ti viene un po' anche a volte, no, dopo che diciamo usi la musica in maniera un po' da studio, no? Dopo di sentire altre cose, anche per un discorso, come dire, di prevenzione nei confronti della musica attuale, vabbè, ma lasciamo perdere. Invece devo dire che negli ultimi 2 anni, due cose mi sono molto piaciute. Infatti, probabilmente prossimamente ci apro un sito, un blog, insomma, voglio dedicare uno spazio internet a questa cosa. Ho scoperto, per esempio, mi sono dedicato moltissimo alle musiciste donne, Ah, perché a me noi. Perché forse sfuggivano noi siamo rimasti ancorati, forse, che so, alla pianista, alla cantante, però non ci siamo mai resi conto che ci sono batteriste, bassiste, chitarriste, cioè da panico, cioè roba che tecnicamente, cioè, completamente. Ah, io fanno la maggior male. parte della musica che mi piace è fatta da Fanno donne. male, È fanno male. incredibile. A me piacciono molto di più le donne che gli uomini. Anzi, io ti posso dire una cosa che ho scoperto, che tutti dicono, beh, ma magari chissà come sono. Cioè, le donne, cioè, sono anche molto più estreme tecnicamente, a volte anche fredde, se vogliamo, come esecuzione, no? Quindi a volte il loro tecnicismo è anche, forse certe volte, esagerato. Uno pensa che magari non hanno invece una qualità paurosa. Quella è stata una cosa che ho scoperto e mi ha fatto molto piacere. E l'altra è il fatto che ho detto, vabbè, proviamo a abbonarci a questo benedetto Music di Apple. E lì devo dire, ho scoperto tantissime, Certo. tantissime cose, no? Io tu parlavi degli australiani, io invece ti dico che molte band che finisco per ascoltare sono norvegesi. Ah, vedi, perché vabbè, ma sì, ne conosco anch'io un po', ma perché. E ti devo dire che mi allettano molto, perché hanno prevalentemente una musica strumentale. Ma è una musica che so, un po' progressive, un po' jazz, Sì. fusion, cioè un Poi sono misto di tante scuri, cose. molto scuri, Esatto, però molto. sono molto interessanti. Poi magari Vero. in privato ti mando un po' dei nomi, se E sì, magari in privato ci facciamo scambiamo le sentire un po' come le figurine. figurine, certo. Ci facciamo le figurine. E quindi devo dire che, per esempio, invece, ecco, il versante, io non so quanti di noi siano addentrati nel mondo femminile, però io veramente, cioè, ma ho trovato, ecco, per esempio, dico l'ultima in ordine di tempo che ho scoperto ieri sera, che non conoscevo, Rebecca Johnson. Non la conosco. Io ti dico, se vai a vedere Rebecca Johnson Band, cioè c'è sta bassista che canta, ma ragazzi, Fenomeno. cioè il basso, cioè, beh, una che mi piace molto, che tu, visto che sei bassista, Ida Nielsen, cioè quella proprio, spero che tu la conosci, no? Lei è la No, non la bassista. conosco, non la conosco perché Sprint, sono insomma. fatto dei percorsi, poi
a volte sì, a volte il musicista m'attira, ma più spesso m'attira il progetto, no, del Vabbè, musicista. certo, quello, Quindi. infatti, ecco, questa è una cosa che io, diciamo, in maniera un po' maliziosa mi piacerebbe a volte verificare, no? Nel senso che, questo non so se tu hai la stessa idea che ho io, ma penso di sì. Ormai noi, cioè, vediamo tanti musicisti su YouTube, no? Però l'80% di questi mi dà l'idea di essere il musicista da YouTube, cioè mi spiego, Ah, beh, no, sicuro. quello del tutorial, quello No, che no, per carità certo. te fa vedere, suono la batteria, che ne so, ti mettono la base e lui ci suona sopra. Cioè la maggior parte di questi sono tutti, mi sembrano, musicisti poi online, no? Virtuali. Sì, certo, ma No? Capito che intendo dire? è come il calciatore che fa freestyle, no? Fa dei palleggi, delle cose terribili, però non mi pare che giocano nelle squadre, quindi. Capito? Però, esatto, però poi certo qualche volta bisognerebbe vedere, no? Come poi interagiscono dal vivo, insomma. Comunque, Ma vabbè, questa è. soprattutto anche, ma certo, anche perché comunque l'idea della band, il suono della band, cioè quello che si verifica in sala prove fondamentalmente, che è molto difficile mettere insieme certi elementi, certe cose, ci vuole pazienza, ci vuole conoscenza, ci vuole veramente, ci sono delle doti particolari. È chiaro che si fa Assolutamente. molto prima a produrre in autonomia, specialmente chi è un po' che ha le idee abbastanza chiare, tende a fare le cose, mentre invece affidarle agli altri e ragionarle insieme agli altri crea una cosa che non c'era. L'idea mia, l'idea tua fa una cosa che non esisteva. Bravo, è quello che è anche alla base degli Esperia. Esatto, ma io l'ho visto perché sono venuto in sala prove, sono venuto a sentire e ho sentito questo, cioè io l'ho sentita la band, non ho sentito i pezzi di Marco, ho sentito l'influenza, ma non suonavano le cose di Marco loro, ognuno suonava secondo il Guarda, io ti proprio. dico, quello è la cosa che secondo me restituisce molto, diciamo, a quel discorso che abbiamo fatto dall'inizio della Come nostra chiacchierata, cioè il no? Certo. fatto di come si facesse musica, no? Precedentemente. Però purtroppo c'è da dire che questo è anche dovuto al fatto che però tutte le persone con cui io suono, i ragazzi, sono tutti coetanei. Cioè, Sì, beh, ma certo, capito? Cioè, l'intenzione è questa quella, cosa beh, è non chiaro. è da poco, perché se io invece di suonare con altre persone che diciamo della mia età, della nostra età, ci fossero altri di 10, 15, 20 anni più giovani, non lo so se poi le cose non funzionerebbero così, Non lo alla so, ci sono delle perfezione. volte che mi trovo, ci sono dei ragazzi che hanno 20 anni, ma da me anche di più. E dove stranamente ci troviamo perché comunque hanno delle passioni anche molto simili e comunque introducono sicuramente degli elementi. Questo è successo anche a me quando io a 20 anni, a 30 anni incontravo musicisti dell'altra generazione, facevamo delle cose insieme e c'era questa specie di muro, no? Cioè io lo vedevo l'intenzione di risuonare le cose secondo, come dire, degli schemi che io in quel momento individuavo come vecchi e dicevo, ma questo è un modo di armonizzare vecchio, adesso l'armonia è molto più lineare, molto più fluida, molto più pulita, quindi io sono passato in tutte le fasi, cioè io ho lavorato con quelli più grandi e ho dovuto limitare. No? Il fatto che fossero molto pomposi che venivano dalla musica anni 70 e poi invece ho cominciato ad avere vabbè, sicuramente i coetanei e poi piano piano le generazioni a venire, no? Col lavoro che ho fatto. Quindi mi sono trovato anche con quelli più giovani dove ho dovuto, perché me lo ricordavo, quindi ho dovuto spingere meno tasti, Certo. ho dovuto ridurre le informazioni o addirittura la cosa incredibile è che io ho dovuto aumentarle, cioè io ero molto più scarno, io ero molto più pulito, invece adesso c'è una richiesta c'è una richiesta importante a volte, specialmente le tastiere, no? Certi papponi, certi grossi papponi. Vabbè, ma poi lo senti anche, guarda, se tu sei come me maniacale, ti piace sicuramente, ti vai a sentire i vari siti che pubblicano nostre librerie dei suoni, eccetera, te ne accorgi anche da lì che poi queste sonorità
molto ricche C'è rispetto a molta prima, ricchezza, no? sì, ma a parte che sono momenti, sono fasi, no? Sono, chiamiamole mode anche, ma comunque sono anche linguaggi, no? Quindi hanno a che fare col Certo. momento. Bisogna capire tutto, però non è che dobbiamo sposare tutto, insomma, noi dobbiamo sposare quello che ci piace, che ci appartiene, con la mente aperta, con sicuramente la voglia di capire. Però appunto poi tu comunque appartieni a un'altra piattaforma, quindi devi lavorare su quella materia lì, quella è la materia che abbiamo e che siamo in grado di modellare, altre materie non ci riusciamo molto, io qualche lavoro lo rifiuto, perché non sono, no, perché mi rendo conto che non sono in grado, sai cos'è che a volte non sono in grado di capire? Il peso delle cose. Cioè, è chiaro che dal punto di vista musicale, se tu mi dici, sai, voglio una tastiera così, è chiaro che la so fare. Voglio un basso così, lo so fare, non c'è problema, una chitarra, lo so fare, ma il problema è che io non ti posso aiutare a pesarlo. Quindi se tu sei in grado di dirmi, ok, adesso basta, oppure adesso è poco, oppure adesso è troppo, se non me lo sai dire tu, io non lo so, perché io vengo da un'altra scuola, quindi io so pesare il pop. Probabilmente fino agli anni 90 e poi tutto quello che è avvenuto dopo che ha avuto quello di riferimento. Quindi tra 70 e 90 io ho il peso delle cose, quindi il suono, le distanze, gli Diciamo che ambienti. se tu ci pensi poi alla fine anche quello che viene dal 90 a oggi in 30 anni in qualche modo richiama a turno le cose del 70-90, cioè quindi Ah comunque sì, insomma, musica quella è poi, cioè si la riprendono musica è dei quella, dischi cioè non è che classici, voglio dire poi ognuno la esterna, la esprime a modo suo, ci sono, però è fondamentalmente. Cioè, quelli sono concetti che rimangono. Dipende, la bravura io noto in alcuni artisti è proprio quella di riuscire a rendere dei riferimenti del passato senza sì. farli eccessivamente pesare o notare al punto che tu dici, ah, ma questo è proprio uguale, ah, ma questo no. Cioè, Certo, no, no, diventano quasi citazioni, no? Quasi. esatto, quasi, quasi citazioni, ma senza che tu poi ne risenta più tanto o comunque. Senza che tu ti scandalizzi, ecco, diciamo, No, no, questo infatti, infatti. è la Comunque, questione. io non vedo l'ora di cominciare questa cosa con Io Xperia pure. perché c'ho voglia proprio di. Anzi, poi. Dopo devo chiederti delle cose. Quando Sì, fermiamo il registratore, poi ti chiedo un paio di cose. E d'accordo, quindi noi poi ci aggiorniamo allora, perché visto che abbiamo cominciato questa cosa, ogni tanto certo. diamo un aggiornamento su questa cosa, se lo raccontiamo Ah, beh, qualche magari io giorno. se tu mi ti offri di fare qualche Come chiacchierata, no, come no, volentieri. qualche piccolo intervento, perché sennò magari le persone poi giustamente si possono pure Certo. annoiare, però qualche piccolo intervento volta in Come volta, no, parliamo dei vari aspetti, anche degli altri strumenti. diciamo che in primavera anche qualcosa prima, se non ricordo male, perché insomma io. Diciamo anche in una fase pre-primaverile cominceremo a Sì, fare ma appena cominciamo a lavoro. fare delle cose, ogni tanto ne parliamo perché potrebbe essere, è un percorso che è bello anche questo condividere perché magari potrebbero essere di ispirazione per qualcuno, non lo sappiamo, Beh, sì, insomma, no? magari, ma diciamo che l'età per essere di ispirazione per delle persone Sì, un po' più giovani ce l'abbiamo, insomma. certo, possiamo fare Quindi, quasi insomma, presidenti della Repubblica. esatto, quasi potremmo fare Presidente della Quasi Repubblica. potremmo fare. Vabbè. Bene, allora io direi che ci fermiamo qua. Rimani Ok, grazie, sì. in linea Perfetto. e salutiamo tutti. Se Ovviamente. qualcuno arriva fino a questo Se punto, qualcuno, beh, deve guarda, diciamo una cosa. Allora, aspetta, visto che prima hai parlato degli amici, allora salutiamo almeno quelli che sicuramente stanno scalpitando per vedere, che sono Fabio, Alessandro, Bruno, Simona, Lorena e Gabriella. Ecco, almeno benissimo. quelli che sono componenti degli Esperi, ovviamente. Li saluto anch'io e ci sentiamo presto anche con loro, eh? Li Certo, invitiamo. e ci vediamo, insomma, Sì, soprattutto. ci vediamo, a parte ci vediamo, ma li invitiamo, facciamo qualcosa anche con loro. Perfetto, ottimo. Bye bye. Grazie Carlo, ciao bello. Ciao ciao. Ciao ciao.